Massimo Trefiletti, Casa Pound in piazza Firenze, oggi di fronte alla caserma Montello, che è diventata un po' il simbolo dell'emergenza immigrazione a Milano e della gestione da parte della Giunta e del Governo. Che cosa affermate? Affermiamo che quest'oggi un centinaio di ragazze e ragazzi militanti di Casa Pound sono qui a sancire un diritto, il diritto alla tranquillità. Noi chiediamo che i residenti italiani, milanesi e dei quartieri di Milano possano vivere nella tranquillità della propria zona. Questo non è più garantito da un'immigrazione e da una destinazione di siti dati a extracomunitari e profughi che non hanno diritto a questo tipo di accoglienza. Per cui siamo qua oggi a protestare di queste situazioni che in ogni quartiere stanno venendo a crearsi e invitiamo comunque gli abitanti e il tessuto sociale dei quartieri a scendere in piazza e a protestare con noi. Ecco, abbiamo con noi una famiglia italiana. Voi dite spesso prima gli italiani, ecco, loro sono forse un esempio di questa situazione. Che situazione state vivendo? Ma ci siamo rivolti noi a Casa Pound in quanto noi siamo italiani, siamo di Milano, siamo una famiglia italiana penso assolutamente normale, abbiamo avuto l'emergenza abitativa, non abbiamo assolutamente avuto nessuna risposta da parte del comune e di nessun altro tipo di autorità. Prima di avere la bambina l'abbiamo vissuto in tenda per un certo periodo, ci è stato detto di rimanerci tranquillamente. A questo punto noi abbiamo occupato una casa appartenente al comune, una casa che appunto abbiamo occupato tramite sempre ragazzi italiani che ci hanno dato una mano, e per adesso noi rimaniamo comunque attaccati a questo genere di associazioni, ai nostri compatrioti, perché comunque non riceviamo nessun tipo di aiuto, né tantomeno di garanzia da parte delle istituzioni. Vi sentite discriminati? Ci sentiamo assolutamente molto discriminati, anche perché comunque noi cerchiamo comunque di essere una famiglia che rispetta anche i vari valori culturali. Il problema è che quando per me diventa un problema intanto la casa, provvedere a qualsiasi altro tipo di lavoro, di problema. Per quanto riguarda il lavoro, anche lì siamo completamente abbandonati, ci arrangiamo con lavori in nero, cose di questo tipo. Doverci anche difendere dal fatto che veniamo completamente abbandonati, quando poi vediamo il centro d'accoglienza a fianco noi, in cui si fa andare la lavatrice tutto il giorno, vediamo qualsiasi tipo di sprechi che possiamo anche documentare, cose di questo tipo, ci sentiamo molto più che discriminati probabilmente. Angela De Rosa di Casa Pound, le vostre iniziative come quella di oggi continueranno? Qual è la vostra idea di azione rispetto alla situazione che si è venuta a creare a Milano? Sì, le nostre azioni sicuramente continueranno per ribadire in modo chiaro e per fermare la continua invasione che sta avvenendo nella nostra città, perché Milano è al collasso e non è più in grado di accogliere neanche un immigrato. Come riportano anche tutte le testate giornalistiche nazionali, che fino ad oggi sono state più filo immigrazioniste, l'Italia tutta non è più in grado di accogliere immigrati. E mentre il governo, cioè i buonisti del governo e comunque della sinistra italiana in generale, fino ad oggi hanno ribadito che dovevamo accogliere più immigrati possibili e si sono fatte portavoce anche in Europa, presso Germania e Francia, per una ripartizione diversa degli immigrati, e mentre si lamentavano di Austria e Ungheria che magari invece difendevano i confini, la verità è che l'Europa ci ha completamente abbandonato, in primis Francia e Germania, che non hanno dato risposta né all'Italia né alla Grecia per la ripartizione di questi immigrati. La città è satura, all'interno dei centri d'accoglienza si vive spesso anche in condizioni di forte disagio, e ribadiamo che mentre a Milano, ma in tutta Italia, ci sono italiani abbandonati e dimenticati dalle istituzioni, oggi l'interesse delle istituzioni stesse deve essere quello di garantire agli italiani il diritto alla casa, al lavoro e alla salute.